Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se vuoi, puoi guarirmi. É a parola do Vangelo de Marco, capítulo 1, dal versetto 40 a 45. Questo lebroso aveva una malattia che consisteva nella putrefazione della sua carne, cioè un cancro che sicuramente lo portava alla morte. E lui non si dispera. Questo uomo non mette la sua fiducia, la sua speranza, le sue forze in qualsiasi persona, ma in ginocchio supplicava al Signore, quasi per dire: Signore, lo so che sono malato, sono gravemente infermo, però tu puoi guarirmi, tu puoi sanarmi, tu puoi darmi, Signore, la libertà, tu puoi farmi veramente vivere una vita in abbondanza, perché per questo sono fatto, sono creato per vivere una vita piena, una vita realizzata. E quante volte ci accontentiamo di vivere nella miseria, nella sofferenza, con il cuore pieno di cancro, di tumore, attraverso delle bugie, attraverso le falsità, la gelosia, l'orgoglio. Sono tutte malattie che ci portano alla morte. E dimentichiamo che queste malattie sono così gravi che soltanto Dio può sanarci. Quindi oggi vogliamo chiedere al Signore, cari fratelli, la grazia di trovare un cuore che abbia la consapevolezza del nostro stato d'animo. Questo uomo era consapevole della sua malattia e della gravità della sua malattia e quindi è andato da Gesù, lo supplicava. E il suo desiderio era così forte che diceva a Gesù: lo so che puoi sanarmi, lo so che puoi guarirmi, lo so che tu sei il Dio dell'impossibile. E la risposta di Gesù è magnifica. Lui non soltanto si fa presente, si fa vicino, ma lo tocca e dona a lui la salvezza. E dice ancora di più: se tu desideri essere salvato, io desidero molto di più che tu sia salvato. Quindi sì, lo voglio, sii purificato, sii sanato. E queste parole possano veramente entrare nel nostro cuore e darci la speranza di aprirci sempre di più al Signore, che dinanzi alle nostre infermità del corpo o dell'anima, possiamo sempre, come questo lebbroso, rifugiarsi nelle mani del Signore e dire: Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Ti auguro ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.